rafforzare i legami tra la Sicilia e Cipro nel quadro complessivo di una più forte cooperazione tra i paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Questo è il tema al centro dell'incontro che si è tenuto questa mattina a Palazzo d'Orleans a Palermo tra il Presidente della Regione Renato Schifani e l'Ambasciatore della Repubblica di Cipro a Roma, Yorgos Christofides, accompagnato dal Console Onorario Sebastiano Provenzano. Nel corso del cordiale colloquio è stato affrontato anche l'argomento dell'immigrazione, ribadendo la necessità di una rafforzata sinergia tra i paesi del Mediterraneo per concordare in maniera comune con le istituzioni europee strategie sempre più concrete e incisive nella gestione dei flussi migratori. Un altro tema affrontato è quello dei rapporti economici tra la Sicilia e Cipro. Il governatore Schifani e l'ambasciatore Christofides hanno espresso la comune volontà di creare ulteriori occasioni di investimento tra le due isole. Una tappa considerata fondamentale in quel percorso di sviluppo avviato dalla giunta regionale che vede nell'internazionalizzazione un ruolo fondamentale per permettere alle aziende di aprirsi a nuovi mercati sul Mediterraneo e da qui verso il Medio Oriente. Al termine dell'incontro il presidente Schifani ha donato una medaglia di Federico II all'ambasciatore che ha ricambiato con un'opera raffigurante la Kyrenia Ship, un'antica nave ritrovata nelle acque di Cipro e simbolo del costante scambio culturale tra i popoli delle isole del Mediterraneo. Nelle prime luci del 19 giugno le fiamme gialle della sezione operativa navale di Licata hanno individuato e sanzionato un pescatore di frodo catanese intento alla pesca di echinoderma, comunemente detto riccio di mare nelle acque antistanti il porto di Licata. L'attività ha consentito ai finanzieri di sorprendere il trasgressore con circa 5.000 esemplari di riccio di mare, pescati in violazione del divieto di pesca per fermo biologico nei mesi di maggio e giugno, catturati mediante l'ausilio di una tanda da diporto e l'utilizzo di attrezzatura subacquea. Ricci di mare, dopo il parere favorevole rilasciato a seguito di visita dai sanitari del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria del distretto di Licata, venivano rigettati in mare allo stato vivo. I carabinieri delle stazioni di Piazza Dante e Ognina, e con il supporto dei colleghi del 12° Reggimento Sicilia, hanno controllato le principali piazze del centro, osservando brevemente gli automobilisti in ingresso e in uscita dagli stalli di sosta per intercettare eventuali parcheggiatori abusivi all'opera. In particolare, tra Piazza San Placido e Via Dusmet, un equipaggio ha sorpreso due catanesi, un 43enne ed un 22enne, intenti ad aiutare gli automobilisti a fare manovra e subito dopo a tendere in cambio qualche moneta come compenso. In pratica stavano esercitando abusivamente la professione dei parcheggiatori in area adibita a parcheggio comunale. I carabinieri che li hanno subito bloccati ed identificati hanno avviato i previsti accertamenti scoprendo che entrambi erano già stati beccati a svolgere quell'attività illecita. A loro carico era stato emesso il divieto di accesso per un anno alle aree adibite a parcheggi in Piazza San Placido e alle aree comprese nella zona circostante in prossimità delle fermate AMTE. In osservanza del provvedimento è valsa ai due convinti parcheggiatori una denuncia all'autorità giudiziaria. Le pattuglie si sono poi spostate in piazza Federico di Sveglia, dove hanno sorpreso altri due parcheggiatori abusivi, un 43enne del posto che era stato già denunciato per esercizio abusivo della professione di parcheggiatore e un 39enne catanese, anch'egli già destinatario di un divieto di accedere a quella piazza e alle aree circostanti. Anche per loro è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria. I carabinieri della compagnia di Gravina di Catania, in particolare quelli del nucleo operativo della tenenza di Mastrolucia e della stazione di San Giovanni La Punta, supportati dal personale della compagnia di intervento operativo del 12° Reggimento Sicilia, hanno provveduto a una verifica del rispetto delle norme in materia di codice della strada, al fine di sanzionare quelle condotte di guida pericolose per tutti gli utenti della strada, automobilisti e pedoni. Dislocati presso i maggiori assi viari del territorio, i militari hanno controllato 76 veicoli e 90 persone, sanzionando quegli automobilisti sorpresi a volante di un mezzo sprovvisto della prevista assicurazione, privo di revisione periodica o ancora perché sono stati trovati a bordo di motocicli di cilindrata superiore a quella che avrebbero potuto effettivamente guidare in relazione alla patente di guida conseguita. I trasgressori delle norme del codice della strada sono stati sanzionati per un totale di quasi 7.500 euro e 5 auto sono state sequestrate. I carabinieri della stazione di Acireale hanno arrestato due pregiudicati, rispettivamente zio e nipote, di Catania per furto aggravato e possesso di chiavi alterate o grimaldelli, sequestrando anche un jammer utilizzato per inibire il sistema di chiusura delle auto e permettere il furto. Verso le 10 del mattino una pattuglia dei carabinieri che stava lentamente percorrendo la via Madonna delle Grazie di Acireale ha scorto nel traffico un camion parcheggiato a bordo strada, con a bordo due uomini che frugavano all'interno del mezzo.
I due, dopo aver afferrato un borsello, sono scesi dal mezzo dirigendosi verso una Fiat Punto blu parcheggiata poco distante. A questo punto è scattato l'intervento dei carabinieri che li hanno raggiunti e fermati. Proprio in quel momento è arrivato il proprietario del camion, il quale, accortosi che dal mezzo mancava il suo marsupio, ha iniziato a urlare per richiamare l'attenzione della pattuglia. I carabinieri però erano già intervenuti e messi in sicurezza, i due malviventi avevano recuperato l'area coltiva. Restituito il borsello al proprietario, gli operanti hanno anche perquisito l'auto con la quale dovevano darsi alla fuga, e all'interno hanno trovato il cosiddetto jammer, ovvero un inibitore di frequenze solitamente adoperato per impedire il regolare funzionamento del telecomando che chiude le autovetture. I due uomini sono stati arrestati dai carabinieri e il jammer è stato sequestrato. Hanno avuto inizio i lavori del cantiere per l'esecuzione del progetto riguardante il consolidamento sismico di Palazzo degli Elefanti. Il municipio di Catania è disegnato dal Vaccarini nel 700 nella ricostruzione della città dopo il nefasto terremoto del 1693. Il progetto, voluto dal sindaco Enrico Tarantino e dall'assessore Sergio Parisi, coordinato dal direttore dei lavori pubblici, è stato redatto dai dipendenti comunali in forza presso la direzione comunale dei lavori pubblici. Gli interventi previsti, ampiamente impiegati dopo i terremoti degli ultimi 40 anni, sono finalizzati a prevenire la disgregazione della muratura e la separazione dei paramenti con sistemi di rinforzo diffusi sull'intera superficie delle pareti murarie. Una volta completato l'intervento strutturale, è previsto l'intero rifacimento dei prospetti e il restauro dell'apparato decorativo. Il sindaco Tarantino e l'assessore Parisi hanno effettuato un primo sopralluogo per un intervento di fondamentale importanza per la sicurezza e la conservazione del nostro patrimonio storico. Durante il periodo dei lavori al massimo 24 mesi, il municipio di Catania adotterà misure temporanee per garantire la continuità dei servizi comunali. Stiamo ridando vitalità a una città con scenari sempre più ambiziosi, grazie anche alla riqualificazione di spazi che ci consentono di guardare oltre ed immaginare Catania come una sorta di Edimburgo del Sud, con festival ed eventi in contemporanea in più siti di rilievo, sento un entusiasmo contagioso. Ha introdotto così il sindaco Enrico Tarantino nella sala giunta di Palazzo degli Elefanti, la presentazione del cartellone del Catania Summer Fest 2024 promosso dall'amministrazione in sinergia con istituzioni e associazioni culturali. Oltre 160 eventi da giugno a ottobre, tra musica, danza, letteratura, arte e cinema, incastonati in scenari suggestivi e fortemente rappresentativi di una città in evoluzione che si riappropria degli spazi e luoghi. È nel complesso un'offerta che ci permette di dare risposte tanto al turista internazionale quanto al turista italiano e ai catanesi residenti. Perché questa città è sul margine del risveglio e ha bisogno di una spinta per gasare il desiderio dei nostri concittadini a credere di più nel nostro territorio. Ha preso ufficialmente il via ieri sera la quinta edizione dei mondiali dello sport d'impresa, World Company Sport Games, sotto l'egida dell'OXAIN, Centri Sportivi Aziendali Industriali. Una serata magica quella vissuta a Catania dai quasi 4.000 atleti che da oggi sino a sabato gareggeranno nelle 31 discipline in programma, di cui 3 paraolimpiche. La cerimonia inaugurale è stata caratterizzata dall'entusiasmo, dalla voglia di divertirsi e di regalarsi momenti indimenticabili, coniugando sport e turismo, stimolando la voglia di aggregazione e di grande condivisione in un momento storico globale, purtroppo contrassegnato da gravi conflitti. La serata emoziona grazie allo spettacolo di grande qualità presentato da Ruggero Sardo e da Vitaliano Ardito. Da copertina l'esibizione all'insegna della musica di Carla Basile e Luca Pedullà, le Trinity, Enjoy Chaotic e i ragazzi del liceo coreutico Angelo Musco. Momenti sul palco che hanno offerto i colori della passione, della gioia e dell'internazionalità, celebrando ed esaltando con straordinario impatto i valori della pace e della socialità. Il tutto condito con lo splendido finale di Skin, esibizione di altissimo profilo accompagnate da momenti istituzionali. Where are you from? We are from Mexico. Oh, nice. First time in Catania? Yeah, it's our first time in this country.